Noi ci auguriamo che non passi, che non arrivi fino in fondo, perché questo è un progetto pericoloso per il paese, per le persone che lo abitano, che ci lavorano. L'Italia è un paese pieno di diseguaglianze. E diseguaglianze significano cose concrete, significano che ci sono persone che nascono in una parte del paese e sanno che avranno un'aspettativa di vita diversa da chi è nato da un'altra parte, cioè camperanno di meno. L'autonomia differenziata, meglio, lo spacca Italia, cristallizza queste differenze, anzi le allarga. E dunque per il paese rischia di essere una catastrofe, noi ci opponiamo per questa ragione. Ultima cosa, detto sulla Basilicata, stiamo lavorando, però possiamo dire che sono stati fatti degli errori. Certo, quando non si arriva nel tempo giusto e nel modo migliore alle soluzioni, ci sono sempre degli errori, bisogna vedere anche chi ne ha fatti di più e di meno, ma non è questo il momento per parlare. Campania invece. In Campania vedremo, c'è un po' più di tempo.